due, tre. Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo con noi una scrittrice che ha debuttato per I miei tipi, parliamo di Fatti Male. E abbiamo con noi... Ilaria Palomba, ben trovata Ilaria. Buongiorno. Allora, sei passata a un editore di Bologna che è Gruppo Odoia Press, una casa editrice fatta tutta da giovani. Come ti sei trovata a lavorare a Bologna con loro? Beh, adesso verrà pubblicato il romanzo, quindi tutto è ancora da vedere, però mi piace molto la copertina che hanno fatto, anche il lavoro sulla quarta di copertina. Quindi per ora bene, adesso vediamo perché esce il 26 marzo e sono in attesa. Siamo in attesa tutti quanti di Homo Homini Virus. Che cosa significa? Ha delle venature hobbesiane, quindi Hobbes nel Leviatano parlava di Homo Homini Lupus, descrivendo la lotta di tutti contro tutti che soltanto il sovrano, appunto il Leviatano, poteva acquietare. Io ho una visione anti-aristocratica, quindi per me non c'è nessun sovrano, nessun leviatano, e quello che ho scritto è il ritratto sociale di esasperato, di un sociale che rovina, in cui appunto l'individualismo domina e in cui nel panorama artistico e giornalistico, che sono diciamo gli ambiti in cui si muovono i miei protagonisti Angelo e Iris, non vi è più possibilità di emergere attraverso il talento, ma semplicemente attraverso la forza mediatica della comunicazione. Senti Ilaria, no, perché vedo dalla copertina, insomma, sfogliando un po' il libro, si intuisce, c'è anche qualcosa che si richiama a questi disegni sul corpo. Il tatuaggio. Sì. Più body painting, perché lei, la protagonista, ci sono due voci nel romanzo, una maschile e una femminile. La protagonista femminile, Iris, è una performer, quindi lavora con il proprio corpo attraverso il body painting, le scarnificazioni e altre pratiche di body art estrema, che viene definita estrema appunto perché prevede un intervento sul corpo molto apparentemente molto violento, ma che in realtà rivela anche una visione, una diversa visione della sacralità. Sì, però c'è una specie di competizione, mi sembra di capire, tra l'insegnante e l'allievo che supera poi l'insegnante. E quindi è lui a spingerlo verso questa forma di body painting, cercando di fargli dimenticare invece la sua vera ispirazione, che era quella giornalistica. Sì, Angelo è arrivato a Roma dalla Puglia e sogna di fare il giornalista musicale, e pensando poi che Roma sia diciamo un campo libero in cui potersi davvero confrontare, lui si iscrive a questa scuola di giornalismo, il suo professore Renato Paolini subito lo umilia, gli fa capire che lui non è portato per il giornalismo e non è soprattutto portato per il giornalismo musicale, che bisogna essere pronti, svegli e che soprattutto bisogna trovare lo scandalo. E quindi lo porta in questi luoghi. Insomma, cerca di fuorviarlo. Cioè, è lui il virus in questo caso, il professore è il virus per il ragazzo. Il professore è il virus per Angelo. Ma anche Iris, di cui lui si innamorerà perdutamente, sarà in qualche modo virus per lui, perché gli apre diciamo delle strade a lui ignote che lo porteranno a fare i conti con un passato particolare. Quindi mi sembra che tu abbia una visione ontologica profondamente negativa. Sì, io spesso sono stata descritta come una nichilista. Poi in realtà il mio non è propriamente nichilismo, cioè io osservo e descrivo più che altro quello che mi sembra di vedere anche nel romanzo precedente Fatti Male, c'è una visione abbastanza tragica dell'esistenza, però quello che voglio fare, quello che cerco di fare è aprire gli occhi su una realtà, su delle realtà comunque negative, di competizione, in cui non è vero che non è possibile, qui non è vero che non è possibile opporsi, ma è necessario. E quindi io mostro la tragedia, appunto il nichilismo estremo, per far capire che forse bisogna svegliarci e cercare di smetterla con questo individualismo e con questo lottare tutti contro tutti, perché poi alla fine è sempre una guerra tra poveri, così tra gli artisti underground, è una guerra tra poveri. Senti, ma poi senza rivelare il finale del libro, però per fare un po' intuire al lettore, c'è uno spiraglio di lieto fine? Oppure no? Io credo poco nei romanzi consolatori, quindi in realtà ci sono dei momenti, c'è un alternarsi di speranza e disperazione costantemente,
Però mi piace portare alle estreme conseguenze le cose, così come nella tragedia greca l'eroe, opponendosi al suo infausto destino, lo porta a compimento. Quindi direi che è una visione un po' eraclitea, o sbaglio, del sì, mondo. Indubbiamente Eraclito è un filosofo che mi ha molto influenzata, soprattutto nella sua frase Polemos di tutte le cose è padre. La guerra, appunto, la guerra non è soltanto quella che vediamo sugli schermi, manipolata poi dai media. La guerra nasce da noi, nasce da noi, come ci comportiamo con gli altri. Ricordiamo il titolo e il prezzo, Ilaria Palomba, Homo Homini Virus, 240 pagine per 14 euro. Col nostro giochino siamo a 5 centesimi a pagina, quindi però molto qua, ragionevole. Non le puoi scorporare, perché ma chi lo sa, no, perché se non arrivi alla fine. No, però devo fare un appunto, le pagine sono aumentate, quindi costerà ancora meno. Costerà un pochino di più, ma proprio poco, ma poi ci sono i vari sconti. E allora, Ilaria, stiamo per chiudere, allora ricordaci quando lo presenti, il libro è dove? La prima presentazione a Roma, da Giuffà, libreria Giuffà a San Lorenzo, con Paolo Restuccia, Simona Baldelli, Giorgio Patrizi e un'azione di body art di Tiger Orchid e voce recitante di Francesca Romana il 16 aprile alle 19. Indirizzo? Via degli Aurunci 38. E allora ancora grazie a Ilaria Palomba e l'aspettiamo qui un'altra volta. Ciao. Grazie, ciao.